Il sincrometro è un dispositivo diagnostico. Esso trova cose dentro e fuori il corpo. Fa combaciare una frequenza che trova nel vostro corpo con una frequenza messa sulla piastra. È possibile trovare qualsiasi cosa nel corpo o fuori del corpo, e cioè un parassita, un batterio, un virus, un organo, una sostanza chimica, eccetera, eccetera. Questo è un modello con il pedale. Ci sono anche modelli con un pulsante. Ci sono due piastre collegate a una sonda. Tenete la sonda in mano e anche la manopola nella mano destra. Bisogna inubidire la manopola. Sulla piastra destra si mette un agente patogeno o la sostanza che vogliamo testare. Sulla piastra destra mettiamo un organo, un campione di saliva o la lasciamo vuota. In questo modo si testa in tutto il corpo. Questa è la parte del dito dove si testa. È meglio testare alla luce del sole. Non si dovrebbe avere benzene o PCB nel corpo e non si dovrebbe essere troppo stanchi. Faccio ora una piccola dimostrazione. Si accende il sincrometro. Ci sono tre toni da imparare: il tono di base, il tono negativo e il tono positivo. Questo è il tono di base. Dura un secondo. Si preme il dito con la sonda all'inizio delicatamente e poi si preme più forte. Si solleva la pressione senza rimuovere la sonda completamente dal contatto con il dito e poi si preme nuovamente la sonda. Il tono negativo. Questo dura un secondo. Si fa la pausa di mezzo secondo e poi si ripete un altro secondo. Si fa il tono di base, quindi si rimuove la sonda mentre si preme il pedale e poi si fa il tono di base di nuovo, sempre premendo il pedale. Il tono positivo si fa come il negativo, ma ci sarà una differenza tra il primo tono di base e il secondo tono di base. Un tono positivo bisogna attendere almeno 20 secondi prima di ripetere il test. Fatto.